Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo in Lombardia, in provincia di Varese, a Monvalle. Vi faccio vedere un percorso semplice, il sentiero Natura, che dalla località Cantone passa dalla spiaggia del Gurè, dal Lido e prosegue verso la Bozza. Vi faccio vedere questo sentiero perché è molto semplice, adatto a tutti e può essere un bel percorso da fare magari una domenica pomeriggio in tranquillità, oppure se si fa un bagno al lago si può esplorare un po' anche i dintorni. Questo è un percorso che è poco conosciuto anche da chi abita nei paesi limitrofi e è un peccato perché si passa davvero in parti davvero interessanti e quindi oggi vi portiamo con noi. Buona visione! Monvalle sorge a circa 3 km dalla sponda del Lago Maggiore. In linea d'aria è a circa 17 km di distanza da Varese e confina con i comuni di Leggiuno, Besozzo e con le rive del Lago Maggiore. Il territorio è prevalentemente pianeggiante. Nel 1851 Monvalle aveva 630 abitanti e oggi conta poco meno di 2000 abitanti. È ricercato come luogo di villeggiatura tranquillo, ameno e salubre in riva al Lago Maggiore. Io ho lasciato l'auto al posteggio del Gurè, gratuito e ampio, adesso sono al Cantone. Proseguendo alle mie spalle si può andare verso Sassomoro, Arolo, anche lì molto bello, vi farò vedere magari in un altro video. Adesso sto tornando al posteggio per poi proseguire oltre, dove mi aspettano anche Matteo e Leone. Io sono arrivata dalla strada bassa, adesso si costeggia un pezzo della strada provinciale che collega Sesto Calende all'Aveno e si prosegue dritto costeggiandone un tratto. Praticamente è solo questo tratto che si costeggia la strada provinciale perché poi si entra subito nel bosco. Noi abbiamo già testato il sentiero e siamo passati di qui col passeggino. Noi abbiamo il passeggino con le ruote grosse, ma questo tratto, proprio all'inizio del bosco, è quello più difficile per passare perché ci sono questi sassi grossi e si incastrano tutte le ruote. Però tutto il resto del percorso è fattibile. Questo è il secondo pannello esplicativo che si trova, parla del bosco e degli alberi che si possono osservare tutto intorno. Dopo pochi minuti si esce dal bosco, si prosegue dritti, si arriva in via Golfo, questa qui, asfaltata, e proseguendo dritti si torna al posteggio del Gurè. Ecco, questo è il posteggio del Gurè. Ho recuperato il resto della famiglia, Matteo, Leone, steso, passeggino. E adesso proseguiamo. Via Golfo è questa qua. Si arriva da via Alle Piane, che invece è dove sta andando la macchina. Quindi qua è via Alle Piane e adesso ci dirigiamo verso la spiaggia del Gurè. Anche questo è tutto un altro bel posteggio. Questa alle mie spalle è Villa Il Geranio, una villa per cerimonie che dà direttamente sul lago. Sono partita da là, dove c'è l'associazione velica, poi si passa nel bosco e si arriva qua. Qua si trova l'ultima spiaggia dove è possibile fermarsi a bere e mangiare qualcosa. Adesso torniamo nel bosco, verso il Lido.
Di fronte è la sponda piemontese. E questa è sempre Villa Il Geranio. Questo è il terzo pannello esplicativo che spiega della spiaggia del Gurè. Si trova sabbia depositata dal lago e il fondo degrada dolcemente, tant'è che a 200 metri da riva si può stare ancora in piedi. Attorno ci sono alberi di salice, castagno, ontano nero e sotto c'è scritto anche la storia della spiaggia e dell'Aprolago di Monvalle. La sistemazione della spiaggia è stata portata a termine negli anni 70 grazie alla Proloco, fondata nel 1933. La Proloco ha realizzato molteplici iniziative e diverse attività. Famosi in tutto il territorio sono alcuni eventi di grande richiamo come la Sagra dell'Arborella e il Gurè Beach Rock Fest. Entrambe le manifestazioni si svolgono a giugno, che è il periodo migliore per godere del paesaggio e del clima mite del lago. Quinto pannello, qua si parla della fauna che si può trovare nelle vicinanze. Il torrente Monvallina bagna il territorio comunale per una lunghezza di circa 5 km. La particolarità è che nasce ad Orino col nome di Viganella e cambia poi in Monvallina una volta raggiunti i confini comunali. Si supera il torrente Monvallina su questo ponte e siamo praticamente al Lido. Sesto pannello spiega del torrente Monvallina. Grazie alla pendenza e alle numerose anse formate durante il percorso, sulle rive del Monvallina furono eretti numerosi mulini. Famoso il mulino in località Turro, che è un esempio di archeologia architettonica e testimone di una vita contadina ormai quasi scomparsa. Ecco, questo è il Lido, dove si trovano un bar, una pizzeria, un ristorante e un camping. Per quanto riguarda il Lido, i lavori di sistemazione della costa che trasformarono il paesaggio iniziarono negli anni 30. Fu innalzato un faro a ricordo dei caduti proprio in prossimità della foce del torrente Monvallina. Passeggiando lungo il Lido si possono avvistare folaghe, gallinelle d'acqua, germano reale, garzette, aironi bianchi e aironi rossi. Quest'anno il livello dell'acqua era talmente basso che sulla spiaggia è stato realizzato un campo da calcetto a 5. Superato il Lido si ritorna su strada asfaltata, siamo in via Montenero. Molto bello, si trova un frigorifero che si chiama Librorifero perché è un frigorifero per lo scambio dei libri. Anche qua si procede per pochi minuti su strada asfaltata, poi dove la strada curva a sinistra, noi giriamo a destra prendendo la strada sterrata che torna verso il lago. Settimo pannello esplicativo, siamo arrivati al Canneto. Qua si possono vedere due specie diverse di ninfee, varie rane, rospi e raganelle. Bisogna avere solo un po' di pazienza. Si costeggia la siepe, si arriva all'ultimo pannello esplicativo, l'ottavo. Qua in teoria finisce il percorso natura. Però noi proseguiamo oltre per farvi vedere anche la bozza, che anche lì è molto bella, e anche questo tratto di bosco per arrivarci. Prosegue fino ad arrivare a un altro pannello che parla sempre del Canneto. Qua noi adesso andiamo dritti verso la bozza, poi torneremo da questo sentiero di sinistra. Così facciamo un piccolo giro ad anello. Quindi questo per il rientro. Adesso andiamo di qua. Qua si trova una sorgente naturale utilizzata fino agli anni 30 come lavatoio invernale. Normalmente gli abitanti della bozza usavano fare bucato nelle acque del fiume Bardello, che scorre vicinissimo alle abitazioni, ma faceva congelare le mani e quindi impediva alle donne di lavare gli indumenti. Per questo veniva utilizzata questa sorgente con acqua stagnante, ma sorgiva e pulita e quindi con qualche grado superiore. E per il bucato venivano utilizzate delle ceneri recuperate dai camini, che avevano proprietà sbiancanti. E si depositavano sul fondo e quindi contribuivano a mantenere l'acqua pulita per il risciacquo del bucato.
Nei giorni scorsi ha piovuto, il terreno è bello morbido, però per ora non è fangoso. Qua è bello passare anche in bici e passa anche gente a cavallo. Mannaggia, il sentiero poco più avanti è chiuso perché sono caduti degli alberi, quindi stanno facendo pulizia e quindi torneremo un'altra volta per farvi vedere la fine del giro. Siamo tornati, è passato qualche giorno, adesso il sentiero è libero e proseguiamo dove eravamo rimasti. Siamo arrivati da qui, qua è indicato Besozzo Bozza. Adesso attraversiamo la strada andando dentro di qua, facciamo il giro e poi torneremo da qui. Porta poi alla strada provinciale che va verso l'Aveno, se si va a sinistra, ma al momento è chiuso per lavori. Si costeggia il torrente fino ad arrivare, adesso vi faccio vedere dove. Qua c'è un bellissimo pratone con alcune panchine, lo spazio per la griglia e una super vista. Alle mie spalle ci si può inoltrare nella palude Bozza Monvallina, c'è un pannello esplicativo che fa vedere anche l'area su cui si estende e ci sono degli scorci davvero bellissimi. Se avete tempo vale la pena fare un giro anche lì. La zona della palude Bozza Monvallina si estende a sud-ovest di Monvalle fino a Besozzo. Il confine è segnato dal fiume Bardello che permette il collegamento con il lago di Varese. Qua c'è la possibilità di posteggiare, sulla destra c'è un piccolo slargo per le macchine. Noi siamo arrivati dalla strada alle mie spalle, prima avevamo girato dentro di qua e adesso seguiamo la strada sterrata. Quindi siamo sempre qua, all'uscita dal bosco, adesso prendiamo di qua. Proseguiamo su strada sterrata, che diventa poi asfaltata, fino a trovare sulla sinistra il cartello che indica sempre Sentiero Natura, località Bozza. Continuiamo sempre dritti fino ad arrivare a questo bivio dove giriamo a sinistra, fino a ricollegarci al sentiero dell'andata. Dopo aver percorso il sentiero dell'andata, siamo tornati alla spiaggia del Gurè, giusto in tempo per goderci il tramonto. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Alla prossima! Ciao!